Un appuntamento in collaborazione col Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Padre Pio di Aldo Tringali, Viale Leonardo da Vinci 2832, Catania. Noi non siamo rivoluzionari, ma cerchiamo di prevedere le cose in base alle nostre reali possibilità. E a questo proposito desidero ringraziare tutto lo staff tecnico dell'anno scorso, il mio amico Luca Di Gregorio, di Gaetano Furia, Barbagallo e quant'altri. In questo momento ci sono vicini moralmente, ma lontani per gli incarichi che ci sono stati. Io non ho parole sempre per ringraziarli per l'ottimo campionato fatto l'anno scorso, un ottimo piazzamento, siamo partiti per salvarci e siamo arrivati sesti. E quindi onore al merito, al mister, che possiamo dire è una separazione consensuale, amichevole, di programmazione per la sua carriera e per le nostre possibilità. Fatta questa premessa, ristrutturazione in che senso? Così come abbiamo iniziato l'anno scorso un progetto sui giovani, intendiamo ancora maggiormente in questa nuova stagione riconfermarlo, quindi tutti i ragazzi che hanno fatto parte della Juniores e della prima squadra Under, noi li riconfermiamo insieme a 5-6 elementi, tra virgolette, di anziani, di grandi, per poter costituire l'intelaiatura della società. E intendiamo utilizzare all'80-90% risorse di Trecastagni. E quindi abbiamo fatto questa scelta e la prima scelta è caduta naturalmente sulla nuova conduzione tecnica. La nuova conduzione tecnica, che ho deciso di affidarla, sentiti tutti i nostri dirigenti, ad Alfio Torrisi, che è nato calcisticamente in questo campo fin da bambino, è cresciuto qui, è un elemento di spicco locale e inizia questo suo viaggio da allenatore, che già da 2 anni ha dato dimostrazione in altre sedi di averne le capacità. Io ho il piacere oggi di annunciare al mondo calcistico dilettantistico che Alfio Torrisi guiderà la squadra nel campionato 2016-2017. Approfittiamo dell'occasione per invitare tutti i commercianti, tutti gli imprenditori, tutti gli sportivi di Trecastagni, ognuno nella sua misura, ognuno nella sua possibilità, di aiutare questa società che intende scommettersi sui giovani locali. E quindi diciamo che l'amministrazione ha impiegato i suoi tempi, che purtroppo sono stati lunghi. L'anno scorso ci hanno fatto vedere un tantino i sorci verdi per non poter far entrare il pubblico, non poter fare dei contratti di sponsorizzazione, e quindi ne ha risentito un po' tutta l'economia della società. Quest'anno è tutto un'opera di grande volontariato, a cominciare dall'allenatore, staff tecnico delle giovanili, i dirigenti. Qui c'è volontariato, cioè dilettantismo puro, il che significa che da noi chi vuole stare sta per sposare un progetto e non per lucrare qualche cosa. Quest'anno possiamo dire al pubblico di Trecastagni: venite in massa, veniteci a vedere, sosteneteci, faremo un altrettanto campionato dignitoso e il nostro obiettivo è sempre quello di salvarci. Quando ho ricevuto la telefonata del presidente, naturalmente abbiamo parlato, dico, a prescindere dalla categoria, che già era una cosa scontata dover accettare, perché, ma soprattutto la cosa che mi ha invogliato, oltre al discorso di essere già qua di Trecastagni, quindi per me è una cosa importantissima e ne sono molto orgoglioso e fiero di allenare questa squadra del mio paese, ma soprattutto la cosa che è stata importante, perché certe volte non vuol dire andare in promozione, allora uno va, cioè, specialmente quando una persona sta iniziando a fare carriera, tra virgolette, inizia a fare qualche piccolo passo in avanti, deve stare anche attento a non bruciarsi. La cosa importante è stato
che ho condiviso pienamente il progetto della società del presidente, dove abbiamo sposato in maniera equa il discorso di lavorare sui giovani, di poter cercare di fare un campionato senza grosse pretese, senza grosse spese, cercando di sfruttare la struttura, che sicuramente è una struttura di questa, anche dopo gli sforzi economici che ha fatto il presidente, dico che è una struttura che per queste categorie veramente in giro ce n'è pochi come questa. È un progetto di puntare sui giovani, di conquistare una salvezza, di mantenere la categoria. E dico, sotto questo punto di vista ci siamo, le nostre idee sono sposate perfettamente, le mie con quelle sue, quindi quando c'è progettazione il calcio si può fare tanto. Non è un discorso secondo me solo economico. Il calcio in queste categorie bisogna avere progettazione. Tante società scompaiono perché fanno dei campionati dove non hanno progettazione, hanno dei budget così che poi realmente neanche esistono. E a mio modo di vedere, a fine campionato, poi anche in corso, come abbiamo visto quest'anno, qualche squadra anche in promozione dimostra le sue difficoltà che sono palesi. Qui c'è un progetto, c'è una società seria, un direttivo veramente importante e un presidente che ha delle idee con la sua, soprattutto, consapevolezza che sa fare bene il calcio. Quindi abbiamo sposato questo progetto e ci imbarchiamo in questa sempre scommessa, ma è una scommessa che scaturisce da un progetto e questo è più importante. Trecastagni, confronto ad altre società dell'Interland, no? Una cosa che si può vantare oltre alla struttura. Parliamo sempre di progetto, perché quest'anno, per esempio, l'anno scorso, Di Gregorio ha lanciato Tele99 in promozione ed è una cosa che altre squadre, per esempio, l'hanno fatto. Ma questo è sempre il frutto del lavoro della società, perché c'è un settore giovanile importante. Quindi io parlo, quando parliamo di giovani, noi parliamo di molti under che quest'anno saranno inseriti in prima squadra perché hanno già delle esperienze dell'anno scorso con qualche apparizione. Poi faremo una squadra di giovani, ma che hanno giocato già in queste categorie, magari tutti 22-23 anni. E sicuramente con il lavoro e con i sacrifici che non mancano dell'entusiasmo da parte di tutti, perché qua si respira un'aria bella veramente. Io sono, dicevo prima, molto entusiasta, molto, ho molta voglia di fare bene, quindi adesso poi discorsi d'estate, lascio il tempo che trovo, il campo darà naturalmente la giusta risposta a tutto. Riguardando il discorso della lesione della squadra, sta arrivando già qualche ragazzo che giocava con me l'anno scorso, come Vapotto, Mazzaglia, Pavone, Pagano, Pappalardo, che già sono persone che in promozione a Trecastagni qua hanno giocato, Gennaro, che ha delle esperienze anche in eccellenza con Mosca Lucia. Sono dei ragazzi che sposano benissimo il nostro progetto, la nostra voglia, la causa della società che parla di volontariato. Il presidente questa cosa l'ha basata, è stato proprio un punto fermo prima di iniziare. Molti calciatori e molte società hanno usato, diciamo, il veicolo dilettantistico per un veicolo, scambiandolo per un veicolo, diciamo, di quasi professionismo. Allora noi qui quest'anno avremo un certo numero di sponsor. La società spenderà esattamente in rimborsi spese, in qualsiasi cosa, quanto raccoglierà dai sponsor. Non ci sono qui né filantropi né persone che mettono mano al portafoglio personale, quindi il senso del volontariato è in questo senso, che noi altri faremo una campagna di abbonamenti, di sponsor, eccetera, e sulla cifra che si riuscirà a raccogliere, in proporzione, spenderemo a devoluto interamente all'attività che andremo a intraprendere. Un ringraziamento particolare noi tutti, dico indistintamente, lo dobbiamo a Gaetano Di Stefano, che io in questa nuova tornata ho voluto dare un incarico di coordinatore sportivo. Mi sono inventato questo incarico perché è una persona che non ha mollato mai, mai. E se noi oggi abbiamo a disposizione una struttura efficiente, anche quando i periodi non erano tra i migliori, lui ha continuato ugualmente a sue spese e con la sua abnegazione ci ha fatto trovare sempre un campo decente, una struttura accogliente, e quindi sia noi e anche l'amministrazione comunale deve essere grata a una persona che è l'esempio di volontariato.
perché pur non essendo retribuito alcuna somma da parte di nessuno, lui ha tenuto in questi anni questa struttura in piedi e curandola come un padre cura i propri figli. Quindi un grazie veramente sentito di cuore a Gaetano Di Stefano, che è per noi più che un coordinatore sportivo, è diciamo il trait d'union fra lo sport e gli uomini che lo praticano. Subito dopo i risultati nel campo, che naturalmente sono le cose più importanti e principali della stagione, il secondo obiettivo è di portare di nuovo i tre castagnesi al campo a tre castagni. Noi, il presidente, ci ha messo tutti i mezzi, cercando di fare un mix di persone locali, anche come tra staff tecnico e giocatori. Quindi mi auguro che il paese, e ne sono convinto, che risponda bene, perché dopo tutti i sacrifici fatti, finalmente c'è l'agibilità del campo che la domenica naturalmente possa essere aperto a tutti. Adesso tocca al paese rispondere e aspettare tante persone qua al campo che ci diano una mano importante. I propositi per la stagione che verranno sono propositi di medio e lungo termine, in quanto l'incarico che mi è stato affidato dal Presidente è un incarico il cui obiettivo è quello di preparare e forgiare quanto più ragazzi in prospettiva prossimo anno per poter rientrare nella rosa della prima squadra. Poi la mia speranza è quella già di poter fornire qualche ragazzo già da quest'anno per la prima squadra. Il ragazzo che tu già hai fornito, perché ricordiamo l'anno scorso i vari Cavallaro e altri, poi a partire da Finocchiaro. Finocchiaro, esatto, a partire da febbraio sono stati utilizzati da Di Gregorio quasi in pianta stabile. Beh, questo mi rende orgoglioso del lavoro fatto, però è uno stimolo in più per poter proseguire meglio nell'attività che andrò a svolgere da qui a breve. E per quanto riguarda invece il lavoro dei tuoi colleghi, cosa ti senti di dire a Nasisi e a Campione che guideranno le rispettive squadre, lievi giovanissimi? Ma sicuramente ad Antonio auguro di poter fare meglio l'anno scorso, in quanto è arrivato secondo, ha svolto i playoff in maniera encomiabile. E do il benvenuto a Francesco Campione, tre castagnesi doc, ed è un ragazzo serio, dedito al lavoro, è un ragazzo che dà l'anima quando lavora. Già abbiamo iniziato con due stage. Abbiamo già avuto in squadra 14 nuovi elementi, perché dobbiamo ricordare che tutti i 2001 sono passati allievi. E devo dire che con mia soddisfazione, diciamo, la squadra sta pigliando forma. Sicuramente c'è da difendere un secondo posto che abbiamo ottenuto l'anno scorso, perché i ragazzi mi hanno dato, diciamo, grande soddisfazione. Piano piano, certo, l'obiettivo minimo è riconfermare il secondo posto l'anno scorso e cercare di nuovo di centrare i playoff. Devo ringraziare il nostro presidente, dottor Aldo Tringale, per la riconferma, e anche non dimentichiamo, diciamo, i dirigenti che ho avuto attorno, tutte persone, diciamo, di peso, che hanno contribuito anche loro in, diciamo, a questo successo dei giovanissimi. Siamo di nuovo qui, come ha detto il presidente, diciamo, accoppiata vincente non si cambia. Dalla fine del campionato abbiamo subito incominciato a lavorare per cercare di riorganizzare quella che è la squadra giovanissimi, visto l'uscita di parecchi elementi che l'anno prossimo faranno parte dell'organico degli allievi, e quindi, diciamo, siamo già in con buoni risultati. Ci sono integrati con noi parecchi ragazzi, sono circa 10 ragazzi che già si sono aggregati, diciamo, al gruppo dei giovanissimi Qualcuno in più, dell'anno qualcuno in meno. scorso. E niente, noi siamo qui per lavorare, continueremo a fare del nostro meglio come l'anno scorso e per difendere, come diceva poc'anzi, diciamo, il mister, l'ottimo risultato dell'anno scorso, con la speranza che quest'anno possiamo fare il salto finalmente di categoria. Sulla base di cosa sono stati scelti questi ragazzi che comporranno l'organico giovanissimi, cioè quelli nuovi, quindi a parte, diciamo, quelli che si sono integrati dalla categoria esordienti, ma ci sono anche altri, appunto, se non delle altre società. Ecco, sulla base di cosa è stata fatta la scelta per innestarli Allora, nell'organico? principalmente noi siamo andati a lavorare su, diciamo, i ruoli che a noi comunque servivano. E abbiamo trovato dei ragazzi, diciamo, che sono subito, nelle poche amichevoli che già abbiamo svolto,
ambientati col vecchio gruppo, ma qualcun altro ancora si aggregherà, anche perché le richieste sono parecchie di altri ragazzi che, visto l'ottima stagione dell'anno scorso, si vogliono aggregare a questo gruppo, che è un gruppo, ricordiamo, molto compatto, è un gruppo molto sereno, si lavora bene, e anche grazie agli altri dirigenti, al presidente, a tutti, che comunque questi ragazzi fondamentalmente li fanno sentire qui a casa loro. Quindi diciamo che le voci poi tra i ragazzini si circolano, quindi le richieste di altri ragazzi sono, però l'organico, ricordiamo che è sempre quello, noi lavoreremo sempre su un organico massimo di 21 elementi, con la speranza, ripeto, di quest'anno raggiungere il nostro obiettivo, che poi, come tutti sappiamo, oltre vincere il campionato, è quello di fare crescere questi ragazzi, anche perché il progetto dello Sporting Trecastagni è quello di lavorare principalmente quest'anno sul vivaio dei giovani, quindi di farli crescere qui in questa società e chissà, magari per dare loro un futuro calcistico di un certo livello. Esperienze precedenti di campione. Sì, io ho fatto attività qualche anno fa a Via Grande, ho avuto modo quest'anno di parlare col presidente Tringale, mi sta dando questa opportunità e niente, sono del paese, sono contento. Stiamo cercando di comporre la squadra nel migliore dei modi, vediamo cosa esce fuori. L'anno scorso hanno fatto bene nei giovanissimi, spero di continuare quest'anno anche con gli allievi.